Il campione d'inverno Milan è stato strapazzato da una bellissima Atalanta. Ne risentirà e la Dea si inserirà tra le prime tre. Tuttavia il Milan rispetto all'anno scorso ha fatto 18 punti in più, il Napoli 10, l'Inter 5 di meno. La Juve è sotto di 12, ma ha una partita da recuperare col Napoli. L'attacco dell'Inter, il più forte, si è bloccato a Udine. Conte verrà squalificato. La Juve ha dimenticato San Siro con Cuadrado e McKennie e un'altra cosa. Cocente sconfitta del Napoli a Verona nonostante il gol lampo di Lozano. Giallo-blu alle stelle. La Roma si è ripresa, Fonseca respira. La Lazio ancora avanti col 2-1 al Sassuolo. L'Udinese di Gotti e la Fiorentina di Prandelli risalgono. Passi da gigante del Genoa, rimonta del Torino, doppietta di Zaza. La Samp ha lasciato il Parma al penultimo posto. Sesta sconfitta del Cagliari che ha confermato Di Francesco. Ultimo il Crotone. Domani il derby milanese di Coppa Italia, una tappa indicativa della stagione.